da Andrea Castriotta e benvenuti alla nuova puntata di Capitanate Sport Magazine, ovviamente tutto lo sport della nostra terra rigorosamente su Mitico Channel. Ringraziamo sempre Biagio Porricelli, che è l'ideatore di Mitico Channel, che ha creato davvero questo ponte tra tutti i foggiani e adesso ci siamo anche noi di Capitanate Sport. Bene, fatta questa dovuta premessa, entriamo subito nel vivo della trasmissione parlando di pallavolo. Serie B1, girone D, purtroppo risultati amari per le due nostre formazioni. Infatti la Colormax Sickens Alto Teatino batte la Di Lillo Libera Virtus Cerignola per 3-7-0. Peggio fa la BCC SGR Volley Manfredonia, che perde in casa contro la Giovolli Aprilia per 3-7-0, e davvero complica la situazione. In classifica infatti la Di Lillo Libera Virtus è abbastanza tranquilla, all'ottavo posto con 28 punti. Differente la situazione per le manfredoniane, che sono ferme a 19 punti in penultima posizione. Scendiamo di categoria in Serie B2, girone I. La Pallavolo Cerignola purtroppo perde in trasferta contro Ecuba Futura per 3-7-0. Partita diciamo un po' storta per le Pantere, che adesso sono a 42 punti al quinto posto, a soli 3 puntezze, a soli 3 lunghezze dal terzo posto, che comunque significherebbero playoff, e noi incrociamo le dita. In Serie D, girone A, la SVG Energia Lucera perde in casa contro Just British Volley Bitonto per 3-7-0, stesso risultato della Farmacia Fares Lucera, che appunto perde contro Prima Donna Volley Bari per 3-7-0. Adesso apriamo una piccola parentesi: come vedete dalle immagini, nell'attesissimo derby di capitanata tra Olimpia Ortanova e la Foggia Volley, che va diciamo in favore delle ospiti, appunto le foggiane di Valeria Di Mauro, che in classifica sono al quarto posto con ben 44 punti. Per quanto riguarda le altre formazioni, diciamo troviamo prima la SVG Energia Lucera di Danilo Barbaro e Fausto Baccari con 26 punti, seguite dalle cugine della Farmacia Fares Lucera a 25 punti. Un po' più staccate, esattamente al terz'ultimo posto, troviamo l'Olimpia Ortanova di Antonio Massa con soli 15 punti. Per quanto riguarda la pallavolo maschile, in Serie C l'Enrico Tecno Master Beats Cerignola ovviamente vince contro Trivianum in casa per 3-7-0. Queste ormai non fanno più notizia. Comunque davvero complimentissimi a Mister Tauro e ai suoi ragazzi. Mentre purtroppo la DS Group Lucera perde un importante scontro nella zona alta della classifica contro Pallavolo Molfetta in trasferta, appunto per 3-7-1. Anche l'Unipolsai Lucera perde anch'essa in trasferta contro Volley Club Grottaglie con lo stesso risultato 3-1. In classifica i cerignolani sono sempre primi con 47 punti. In seconda posizione troviamo comunque la DS Group Lucera con 41 punti, e un po' più giù l'Unipolsai Lucera a 13 punti in penultima posizione. Ricordiamo ancora una volta che sarà Lucera ad ospitare la Final Four di Coppa Puglia. Appuntamento appunto sabato prossimo, 31 marzo, e ricordiamo che saranno impegnate le due nostre formazioni, appunto la DS Group Lucera e l'Enrico Tecno Master Beats Cerignola. Auspichiamo insomma che le nostre formazioni si riescano a far valere come davvero crediamo. Adesso cambiamo sport, parliamo di pallacanestro. In Serie B, Serie B, Girone C, risultati contrastanti, in quanto l'Allianz Pazienza San Severo batte la Teramo Basket 1970 con il risultato di 78 a 71, come vedete dalla grafica, mentre la Castellana Udas Cerignola purtroppo perde in casa contro We Are Basket Ortona per 75 a 81. Adesso la situazione dei ragazzi di Luigi Marinelli si complica un po', in quanto sono sempre terzultimi a 16 punti, mentre i ragazzi sanseveresi sono saldamente in prima posizione con 44 punti.
In Serie C Silver, purtroppo brutte notizie sia da Manfredonia che da Vieste. Infatti, le due nostre formazioni, che erano impegnate entrambe in trasferta, perdono con le rispettive avversarie. Appunto, Virtus Ruvo di Puglia batte Silac Manfredonia per 108 a 70, mentre Basket Corato batte la Sunshine Vieste per 98 a 80. Ricordiamo, ultima gara, terz'ultima gara, pardon, della regular season. In Serie D, ricordiamo la pool promozione, la Dynamo Foggia batte in casa il CUS Bari con il risultato di 89 a 52, letteralmente asfaltata. Complimenti ai ragazzi di Cristian Vigilante e complimenti al CUS Foggia che nella pool retrocessione ha battuto Basket Calimera per 96 a 57. Davvero complimentissimi ai ragazzi di Coach La Macchia che si sono imposti in questa partita. Per quanto riguarda il campionato di promozione, appunto pool promozione, la Sveva Lucera riposava, mentre per quanto riguarda la pool retrocessione, notizie amare sia sostanzialmente per tutte e tre le altre nostre formazioni, in quanto nel girone A la Virtus Foggia perde contro Young Basket Massafra con il risultato di 68 a 59, mentre nel girone B la Frassati San Giovanni Rotondo perde in casa contro la Polisportiva Montedoro con il risultato 58 a 66. Peggio ancora fa il Basket Lucera che purtroppo perde in casa contro la Dinamo Basket Putignano per 38 a 86. Non possiamo che rinnovare un in bocca al lupo a tutte le nostre formazioni e speriamo che si possano far meglio valere nelle prossime giornate. Per quanto riguarda il basket femminile, ricordiamo che la Magnifico Basket San Severo Under 18 chiude il campionato al sesto posto con 10 punti e nell'ultima partita, giocata proprio giorno 20, le ragazze sanseveresi sono corsare a Mitugno battendo Basket School San Vito per 45-37. Davvero complimenti alle giovani atlete sanseveresi. Adesso apriamo una piccola parentesi sul rugby. Ricordiamo che il Foggia, i senior, appunto battono Bitondo per 55 a 6, confermando il terzo posto in classifica. Beh, non possiamo davvero che fargli un grande grazie a questi ragazzi che comunque rappresentano tutta Foggia e anche la provincia per quanto concerne questo fantastico sport. Gli Under 18, ricordiamo, riposano e torneranno a giocare giorno 8 a Bari, giorno 8 aprile, in un'importante, anzi importantissima partita. Noi incrociamo le dita, ovviamente tifiamo per la squadra rossonera. Adesso parliamo di pallamano, ricordiamo Serie A2 che è ferma e ritornerà il 14 aprile. Ricordiamo la Freetime Manfredonia giocherà in trasferta contro Genesis Mobile Atellana, che tra l'altro in trasferta appunto i Sipontini precedono 20 punti contro i 18. Ricordiamo, i manfredoniani sono matematicamente salvi alla prima esperienza nella seconda serie nazionale. Adesso apriamo una bella parentesi di baseball, tra l'altro come vedete dalle immagini che cominciano a scorrere, ecco i ragazzi che partivano appunto per un triangolare precampionato a Chieti. Appunto si affrontavano i padroni di casa, i Teatini, i Foggiani e le Pantere di Potenza Picena. Per la cronaca il triangolare viene vinto da Chieti e i ragazzi Foggiani perdono entrambe le partite, prima contro Potenza Picena per 5-3 e contro Chieti per 9-2. Vogliamo comunque sottolineare che il Chieti
gioca in una serie superiore, appunto in Serie B, mentre i ragazzi cominceranno a brevissimo il campionato di Serie C e facciamo davvero loro un grandissimo in bocca al lupo. Adesso notizie flash prima dell'Atletica, con l'ottimo secondo posto alla maratonina dei fiori a San Benedetto del Trondo di Dario Santoro, che vedete in sovraimpressioni. Davvero complimenti Dario, autore anche di una buona prestazione econometrica, ricordiamo 1 ora, 6 minuti e 54 secondi. Adesso parliamo di karate, e ieri presso il palazzetto di Palafracaccio di Isernia, al 14° trofeo Marcello Canonico, l'ASD Centro Athletic Karate Shotokan diciamo, ha vinto 2 medaglie di bronzo, Urbano Nicole e Caputo Martina. Complimentissime a queste giovanissime atlete, nonché un applauso ai loro tecnici. L'ultima notizia di giornata autoreferenziale, perché volevo ringraziare davvero le tante persone che ci stanno chiedendo informazioni per la cicloturistica della pedalata sul Gargano, che si terrà il 2 e 3 giugno a Vieste. Ricordiamo, aperte a tutti gli amanti delle due ruote. Non è una gara, questo lo voglio sottolineare perché ce lo chiedono in molti, ma solo un modo per passare un bellissimo weekend tra sport, bicicletta, un po' di sudore e ovviamente tanto mare e tanta buona cucina. Ringraziamo la Proloco di Vieste, che è l'ente capofila di questa manifestazione. E per qualunque informazione, noi siamo qui. Ci sono le mail, ci sono i numeri di telefono. Quando volete, insomma, fateci un colpo di telefono, noi siamo ben lieti di rispondervi. Siamo davvero alle battute finali. Ricordiamo la mail info@capitanateisport.it. Noi siamo davvero a vostro servizio. Ricordiamo che pubblichiamo i vostri eventi, i vostri risultati, i vostri video, quindi noi chiediamo solo di inviarci del materiale. D'altro canto, è promozione per tutto lo sport della nostra terra. Davvero un saluto, a prestissimo, grazie per l'attenzione.